Allora, nella mia esperienza di cinofilo, oh, mi sono aggredito dei miei cani da guardia, dei miei cani da guardia, forse non ce la farò a sopravvivere. Nella mia esperienza. Allora, ricominciamo. Nella mia esperienza di cinofilo dedicato ai cani da guardia, io ho visto ad utilizzare tutti i sistemi più strani possibili e immaginabili per testare se un cane da guardia poteva essere efficace o meno. Ho visto persone ad andare a scagliarsi con tutto il corpo contro la rete o contro il cancello per vedere se il cane resisteva all'impatto oppure indietreggiava. Ho visto persone che si sono avvicinate al cane che stava abbaiando e ringhiando. Hanno incominciato a sparargli numerosi colpi a salve con la calibro 91 per vedere se il cane si spaventava a questi rumori oppure era in grado di resistere. Ma non solo, ho visto a spruzzare dell'acqua ai cani, ho visto addirittura utilizzare idranti per non dire estintori. Ma questa è solo una parte delle prove che ho visto fare, perché poi tutto il resto, tutte le altre voi le conoscete. Ad esempio, ho visto persone a vestirsi con le tute antimorso e dopo che il cane aveva fatto di tutto per respingerli dalla recinzione, scavalcare e cercare in qualche modo di farsi mordere del cane o constatare che il cane a questo punto fuggiva perché non se la sentiva di affrontare l'uomo. Ma non solo, ho poi visto invece cani addestrati, abituati a mordere la manica e poi la tuta e a gratificare molto i loro padroni, i loro proprietari, che dalla finestrina dietro le tende guardavano il suo fido a far così tante prodezze. Quindi si può dire che le abbiamo un po' viste tutte, perché in 50 anni di cani, in molti anni dedicati ai cani da guardia, ho partecipato a meeting anche all'estero, dove si provavano con tute blindate e caschi integrali la capacità di mordere i cani. Quindi non credo che ci siano esperienze o sistemi per testare l'efficacia dei cani che io non ho visto. Però c'è anche un altro aspetto del quale io vi vorrei parlare, oltre che unica si sta mangiando le mie mani e forse al termine del filmato la mia mano sinistra non ce l'avrò più. C'è anche la mia esperienza di esperto in sicurezza abitativa anticrimine, che per molti anni mi ha visto impegnato con un centro a Torino e a Milano nel sì inserire cani da guardia. Ma mi sono occupato molte volte di blindare intere abitazioni con vetri antiproiettili, grate e persiane blindate, porte antisfondamento, impianti di allarme, di sicurezza. Quindi per molti anni, parallelamente alla mia passione cinofila che ormai porto avanti fin da bambino, mi sono occupato proprio di questo settore. Tra l'altro, proprio in questo settore ho conosciuto istruttori che insegnavano corsi di sopravvivenza contro i ladri, qualora i ladri fossero entrati, quindi ho visto modificare fucili, mettere i fucili caricatori supplementari, insomma, le ho viste un po' di tutte. Però che cos'è che deve fare invece l'ispettore cinofilo federale, cioè quella figura, quel professionista che io formo ormai da 8 anni, previsto nella Federazione Italiana Cani da Guardia, per capire che tipo di efficacia il cane da guardia potrebbe avere nei confronti di malintenzionati o di ladri che si avvicinano alla recinzione di quella casa dove il cane, o meglio i cani, sono all'interno. Ecco, dovrebbe non fare tutte queste cose, perché voi pensate un po' se il ladro potrebbe mai, prima di decidere di andare a rubare in un giardino, andare lì e sparare dei colpi a salve. Immaginatevi un ladro che arriva, si scaglia contro la recinzione per vedere se il cane resiste a questo tipo di spavento. Se per caso il ladro arriva a rubare con un idrante, si porta l'acqua dietro. Lasciamo perdere il discorso dei bocconi avvelenati, perché io ho
ottenuto in questi anni il 100% di riuscite sui miei piani di protezione, sia misti e ultimamente anche solo con i cani da guardia organizzati in un certo modo. E io dico sempre, a fronte di tutto quello che dicono, che i cani li avvelenano, poi entrano, che i cani li uccidono, poi entrano, non mi è mai capitato una sola volta, non è mai accaduto una sola volta all'interno della nostra federazione, dico, quanto ben su centinaia di clienti che io ho protetto in questi anni, succedesse una volta o due, saremmo sempre a una percentuale così bassa, che ripeto oggi è zero, da poter far credere questo sistema dei cani da guardia addestrati, cioè scusate, non addestrati ma cresciuti in un certo modo, è comunque un sistema assolutamente fallibile e migliore di qualsiasi altro. Però ritornando a questa figura che noi adesso a ottobre, domenica 21 ottobre, io andrò a formare, credo per la settima, ottava volta, ce ne sono parecchi in Italia. Non sono quei cinofili che vanno a soddisfare l'ego dei proprietari che hanno preparato il cane al campo d'addestramento per mordere la persona che entra, perché quello ormai lo fanno tutti. Noi non ci siamo chiesti come Federazione Italiana come fare a diventare una copia di ciò che facevano tutti e credo anche meglio di noi. Noi ci siamo posti il problema di immaginarci che cos'è che il ladro realmente, e per questo abbiamo utilizzato la mia esperienza, ma le esperienze di altri che si sono occupati sempre di sicurezza, cos'è che il ladro fa per valutare un cane da fuori e decidere di entrare o meno. Perché se il cane abbaia solo, il ladro può benissimo decidere di entrare. Ma se il cane è minaccioso in un certo modo, non esiste ladro che voglia mettere in rischio la sua incolumità per entrare in questa proprietà dove esistono i cani. Allora, vi ho detto che i miei cani hanno sempre avuto un risultato al 100%. In effetti una volta hanno fallito, e vi dico anche di preciso dove. Hanno fallito proprio in una proprietà che era nelle campagne dell'Emilia-Romagna, proprio vicino a Reggio Emilia, e neanche farlo a caso, neanche farlo apposta, proprio nel caso di un cane super mordace. E sapete perché vi dico super mordace? Perché poi quel cane ebbe poi modo di scappare e di aggredirmi una di quelle volte che io andavo a verificare se lui poteva o meno fare il cane da guardia. Mi aggredì, ho alcune ferite, e c'è il padrone testimone che fu lui, si può dire in parte, a salvarmi la vita. Ecco, e sapete perché questo cane ha fallito? Perché siccome non c'erano i padroni in casa, non hanno usato nulla di tutto quello che ha la fantasia, insomma che è nella fantasia delle persone, non hanno usato il veleno, non hanno usato gli spray. Siccome il cane era da solo, e vi ripeto, molto aggressivo e mordace, e l'ho verificato su me stesso, due di questi ladri l'hanno sempre intrattenuto da una parte della recinzione, mentre altri sono entrati dall'altra parte della recinzione, hanno messo una scala che questa persona aveva all'interno della proprietà e si vedeva da fuori, e sono entrati a rubare. Poi che cosa hanno fatto? Quando hanno finito di rubare, hanno telefonato di nuovo a quegli altri, hanno di nuovo aizzato l'aggressività del cane, e quindi loro hanno avuto diciamo la strada libera dall'altra parte. Questo è ciò che a un certo punto mi ha motivato, sia per il benessere del cane, sia per la motivazione del cane, ma specialmente per l'efficacia che devono avere i cani da guardia, che da soli non devono essere mai, devono sempre essere almeno due in grado di intervenire, per non dire, se abitate in una proprietà isolata, almeno un piccolo branco di tre soggetti. Ecco, ritornando all'ispettore cinofilo federale, quindi che cos'è che noi insegniamo a questa figura in questo stage e in che cosa lo assistiamo quando lui andrà a testare i cani? Ma ripeto, non a testare quei cani dove il cane da guardia diventa il prolungamento fallico di proprietari frustrati, no, a testare cani di professionisti, cani che non hanno nulla a che vedere con l'addestramento, cani di magistrati, medici,
avvocati, industriali, tutta gente che sono i miei clienti e che nel cane non vedono nient'altro che un sistema, il più infallibile possibile, ma non per potersi gratificare nel vedere il loro cane aggressivo, bensì per poter tenere al sicuro la loro famiglia. Ecco, e per questo non ci vogliono cani particolarmente addestrati, tutt'altro, ci vogliono cani assolutamente non addestrati che usano la malizia che hanno già nel DNA, probabilmente ereditata del lupo, e che stanno facendo un lavoro sul territorio e fanno tutto per non farsi fregare dal ladro. Ecco, quindi cos'è che noi andiamo a insegnare a quelle figure che formeremo come ispettori cinofili federali? È proprio quei segreti, quei trucchetti per capire un cane da guardia di che livello è. Io la prossima settimana credo di parlarvi poi dei vari livelli e di come noi giudichiamo i cani. So già che questi discorsi creano polemica, l'hanno già sempre creata, però il nostro discorso è al di fuori di tutte queste tradizioni cinofile, di tutte queste cose che si tramandano ormai di anno in anno. Noi abbiamo analizzato veramente come si comporta il ladro, e questo vi ripeto utilizzando la mia esperienza di essere andato tante volte dopo che erano accadute le cose, l'esperienza di alcuni delle forze dell'ordine che erano intervenuti dopo i fattacci, e non solo, anche altri esperti di sicurezza. E ci siamo accorti di qual è la valutazione che fa il ladro per decidere se entrare o meno all'interno della proprietà. Ed è proprio in base a questa decisione che prende il ladro che noi valutiamo il comportamento del cane in qualità di deterrente e gli diamo, in poche parole, dei livelli da 0 al 6° livello. Ed è proprio questo che noi nello stage del domenica 21 ottobre andremo a insegnare all'ispettore cinofilo federale, perché sarà queste le cose che lui dovrà fare quando andrà a provare da fuori una proprietà. Nei nostri test non c'è mai scontro fra cane e ladro, poiché nella realtà non c'è mai scontro fra cane e ladro. Il ladro non è un gladiatore, non è un suicida, non è così stupido ed entrare in una casa se pensa di farsi male. Invece è così furbo, astuto come il lupo, che laggiù dove il cane sembra solo un guardiano, ma in realtà non è un guardiano, oppure magari è il cane più mordace del mondo, ma pensa più che tutto a proteggere se stesso e lascia libertà al ladro di entrare e uscire, ho visto tantissime volte. Questo è il caso di molti molossi che sono indifferenti a qualsiasi prova di coraggio, ma nel momento in cui sono davanti alla porta d'entrata, guardano e vedono il ladro entrare dalla finestra, molte volte gli abbaiano e manco vanno incontro, perché non hanno questa territorialità, non hanno tutta questa astuzia che serve invece al vero cane da guardia per poter lavorare sul territorio e dissuadere chi ci vuole entrare in modo improprio. Quindi con questo filmato vi saluto, vi invito, se siete interessati all'argomento, di liberarvi dai vostri impegni, e sabato 20 e domenica 21 ottobre venirci a fare visita e partecipare a questi due giorni che, nel peggiore delle ipotesi, anche se siete dei cinofili esperti, vi garantisco che questa esperienza vi arricchirà molto su ciò che è la cinofilia reale e non solo quella che piace molto ai cinofili, fatte di grande fantasia e gratificazione personale. Ok, se non l'avete ancora fatto, scaricate questo PDF di 52 risposte alle 52 domande che io ho preparato per indirizzarvi già su una migliore cultura cinofila inerente al cane da guardia anti-intrusione. E ci sentiamo a presto. Ciao ragazzi!